Salve a tutti, benvenuti a un nuovo tutorial. Di che cosa parliamo questa volta? Quello di cui avevo intenzione di parlare è un po' la manutenzione del sistema. Ho avuto già occasione di parlare di questioni antivirus sì, antivirus no, liberare la RAM e via dicendo. Ma quello che volevo farvi vedere in questa breve sessione era come preoccuparsi della salute del disco fisico, del disco rigido del vostro Mac. Normalmente non è che si abbiano problemi, ma ci sono dei tool di sistema che permettono di praticamente controllare la salute, diciamo così, del vostro disco rigido. Cosa bisogna fare? Allora, bisogna aprire Utility Disco, come al solito. Allora, come al solito vado ad aprire nel modo classico, in modo da farvi vedere come si fa. Andiamo nel menu di Finder, Vai, Applicazioni. Dentro Applicazioni voi trovate la cartella Utilities e dentro la cartella Utilities trovate il vostro bel Utility Disco, questo qua. Lo andiamo ad aprire ed eccoci qua con la solita interfaccia. Allora, voi vedete che io ho in questo caso l'hard disk del mio Mac con l'unica partizione Macintosh HD e il mio hard disk esterno. Ora, se io vado a selezionare l'hard disk principale, diciamo così, e la partizione su cui è installato OS X, vedete, se io vado nella sezione SOS, Primo Aiuto, First Aid, quello che è questa qui, la prima sulla sinistra, vedete che qui ci sono due cose, cioè verifica disco e verifica permessi disco. Allora, questa non è una cosa che va fatta ogni 2 minuti, diciamo, c'è chi la fa una volta all'anno, c'è chi la fa una volta ogni 6 mesi e via dicendo, ma una volta ogni tanto è bene farlo. Sia una verifica del disco, sia una verifica dei permessi. Allora, praticamente su un hard disk che è formattato con... macOS esteso Journaled, quindi col file system Mac, ogni file, ogni cartella ha un insieme di permessi che sono praticamente, come dire, delle impostazioni che determinano quale utente ha quale accesso e di quale tipo è questo accesso a ciascun elemento che compone il sistema operativo. Che ne so, per fare un esempio, i permessi stabiliscono se un determinato utente può aprire o modificare un certo file, ma i permessi stabiliscono anche a quali componenti il sistema operativo o sue parti specifiche possa accedere o modificare e quali file sono accessibili dalle applicazioni. Praticamente la funzione ripara permessi esamina le cartelle sull'hard disk, i file presenti nelle cartelle, i vari programmi, le varie applicazioni che sono stati installati o disinstallati per controllare se i permessi sono come il sistema operativo se li aspetta, se vengono trovate delle differenze, delle cose che sono da aggiornare e via dicendo, vengono apportate le modifiche necessarie per ripristinare le situazioni che il sistema si aspetta di trovare. Quindi praticamente se i permessi non sono corretti, non sono aggiornati o comunque c'è qualunque tipo di discrepanza tra quello che il sistema si aspetta istintivamente, diciamo così, di trovare e quello che effettivamente si trova davanti, perché è stata modificata la tal preferenza, perché è stato cancellato il tal programma, perché è stato cambiato il percorso del tale applicazione e via dicendo, si possono verificare dei problemi quando il sistema cerca appunto di accedere a quei file, perché non li trova lì dove sono e deve andare a cercarli. A volte questi permessi si corrompono, fra virgolette, o comunque... quando ci sono dei problemi tipo quell'applicazione non parte bene, quell'applicazione ci mette troppo tempo, quell'applicazione si apre ma crasha e la devo riaprire, quell'applicazione non risponde bene, cose di questo genere, a volte prima di spaventarsi e pensare chissà che problema c'è, si può semplicemente provare a fare una verifica dei permessi disco. Ora, io l'ho fatta da poco, quindi probabilmente non ci sarà quasi niente o forse addirittura niente. Però praticamente si può provare a fare verifica i permessi del disco e vedere se una volta poi riavviato il Mac si presentano gli stessi problemi, perché tante volte questi problemi nelle applicazioni, l'applicazione che crasha, l'applicazione che non si apre, l'applicazione che non mi fa fare quella determinata cosa, deriva semplicemente da come dire, un cortocircuito in questi permessi. Quindi andandoli a verificare e, se necessario, a riparare, tante volte si annullano questi problemi senza dover fare chissà che cosa, senza dover formattare il Mac, senza dover reinstallare il programma e chissà che cosa. Quindi è una cosa che va fatta una volta ogni tanto, oppure nel momento in cui vi accorgete che ci sono dei problemi. Come a volte mi piace dire, prima di pensare di buttare giù la casa e di farla nuova, vediamo se basta dare un'imbiancata. Ecco. Ok, come vedete in questo caso ha verificato i permessi, ha completato tutto e non mi dice niente di particolare. Quindi vuol dire che non ci sono problemi, perché come vi dicevo l'ho fatto da poco. Ma se voi non l'avete fatto da molto tempo è probabile che ci siano alcuni risultati qui listati che ti dicono c'è questo problema con questo file qui, c'è questo problema con questo collegamento qui e via dicendo. Nel caso voi non dovete fare altro che fare ripari ai permessi del disco e aspettare che finisca la sua bella procedura, così come è stato con la verifica. Tutto qua. Vedrete che nella maggior parte dei casi quei piccoli problemi che avete con le applicazioni o col sistema non si verificheranno più. Altra cosa è la verifica del disco. Tante volte non succede assolutamente niente con il disco rigido per tutta la durata della vita del computer, quindi non preoccupatevi, non è una cosa che succede molto spesso, ma perché si fanno i backup? Perché si sa che a volte il disco rigido stesso, cioè l'unità su cui poggia il sistema operativo e dove vengono memorizzati tutti i vostri dati, i vostri file, i vostri firmati, può avere dei problemi, perché è parte dell'hardware del computer. Quindi, come ogni cosa, non succede quasi mai, ma facciamo le corna, c'è anche la volta in cui ha dei problemi. Non sempre c'è bisogno di cambiarlo, ma a volte si può tentare di ripararlo. Ora, la verifica del disco è la stessa identica cosa della verifica dei permessi, cioè non dovete fare altro che cliccare su verifica disco e ovviamente vi dice che nel momento in cui sta facendo la verifica del disco, ovviamente sta lavorando sul disco fisso e che quindi mentre sta facendo questa verifica potrebbe succedere che il Mac sia più lento, oppure che non vi faccia fare certe cose, ma questo è del tutto normale. Se io clicco su verifica disco, lui verifica il disco e verifica che non ci siano problemi di funzionamento, quindi verifica la salute del disco rigido stesso. Praticamente cosa succede? Che se ci fosse, a volte quando ci sono dei problemi sul disco rigido si sentono dei rumori strani, non so, dei ticchetti, dei ronzii che sono diversi da quelli, quelli soliti e che possono essere indice di un problema nell'hard disk. Anche in questo caso non ho trovato niente. Però è sempre un po', come dire, limitante fare la verifica del disco e l'eventuale riparazione del disco dal disco stesso. Se ci dovesse essere bisogno, se voi cliccate su verifica disco e vi viene fuori una scritta che dice che il Macintosh HD ha dei problemi nel tal settore e va riparato, ovviamente non potete intervenire sul disco mentre usate il disco. Quindi cosa dovete fare? Non potete cliccare semplicemente ripara disco mentre state all'interno del disco stesso usando il sistema operativo. Cosa dovete fare? Dovete riavviare il Mac tenendo premuto il famoso Alt più R in fase di avvio. Tenendo premuto Alt più R in fase di avvio vi introduce direttamente nell'utility disco del sistema operativo, quindi praticamente nella partizione di ricovero. Ora non ho qui la telecamera, quindi non posso farvelo vedere, perché ovviamente non posso riprendere lo schermo del Mac mentre lo riavvio se non ho una fonte esterna per riprendere. Comunque vi basta, nel caso la verifica del disco qua vi dia risultati positivi, nel senso c'è un problema col disco rigido, con il Macintosh HD va riparato. Per ripararlo non potete cliccare ripara disco dal disco, ma dovete praticamente riavviare il Mac tenendo premuto Alt opzione più R e vi fa entrare nell'Utility Disco, le stesse che abbiamo visto nel filmato dove vi ho fatto vedere come si reinstalla Mavericks da zero, perché la schermata è sempre quella. OS10 Utilities, si seleziona Utility Disco e ci si ritrova nella stessa identica schermata di Utility Disco, ma da un'altra partizione dell'hard disk, quindi dall'esterno si può intervenire sul Macintosh HD, che in quel momento non è in uso. Da lì cliccate ripara disco, aspettate che finisca e via dicendo, poi potete riavviare. Se questo risolve il problema, tanto meglio. Solo nel caso questo non sia risolutivo, ma vuol dire che il problema dovrebbe essere proprio grave, non succede praticamente quasi mai, andrebbe cambiato il disco rigido. Insomma, di tutto questo voi andate nelle Utility Disco, selezionate Macintosh HD, la partizione SOS o Primo Aiuto, First Aid, quello che è in italiano, che adesso non mi ricordo, verifica disco per verificare che non ci siano problemi nel Macintosh HD o che non abbia bisogno di riparazioni. Se non vi dice niente siete a posto così. Se vi dice che va riparato dovete uscire dal sistema, riavviare il Mac tenendo premuto Alt più R, entrare così nella partizione secondaria di recupero con le utilities di OS X, da cui potete poi cliccare seleziona utility disco, ripara disco, eccetera eccetera. La maggior parte delle volte questo è sufficiente. Altra cosa molto più soft per evitare di portarsi avanti problemi con le applicazioni o col sistema, prima di pensare a fare chissà che cosa, si può fare semplicemente la verifica dei permessi del disco. Nel caso si clicca su ripara permessi disco e questo dovrebbe risolvere il problema. Io vi consiglio di fare la verifica del vostro hard disk almeno una volta all'anno, per essere sicuri di non avere problemi, perché guardate che molte volte quando il disco rigido si rompe, cioè non vuol dire che viene fuori il messaggio, dice attenzione sta per rompersi, vuol dire che si rompe e voi all'improvviso che fate? Quindi è meglio prevenire che curare. Motivo in più per usare Time Machine, per farsi backup e via dicendo, questo non finirò mai di ripeterlo. Ma ovviamente se il disco rigido è rotto non vi basta avere il backup di Time Machine, prima di usarlo dovete riparare il disco, altrimenti non funziona. Bene, adesso per carità non voglio spaventarvi, non voglio farvi pensare che domani succederà chissà qualcosa, però è meglio prevenire che curare, proprio perché molti di noi hanno dei dati fondamentali sul proprio Mac, che sia per lavoro, che sia per motivi personali, che sia per qualunque motivo, nessuno gradisce di perdere questi dati. Quindi mi raccomando, questa è un'altra delle cose che vanno fatte almeno una volta all'anno, per verificare di non portarsi dietro all'infinito problemi che poi lasciandoli lì si aggravano man mano. Quindi mi raccomando, almeno una volta all'anno verifica permessi disco e verifica del Macintosh HD. E tutto qua, per questa volta è tutto e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta.